GF VIP, Ilary Blasi in diretta si fa beccare così e. L'undicesima puntata del GF VIP andata in onda ieri lunedì 19 novembre è stata ricca di imprevisti. La diretta si apre con Ilary Blasi, la conduttrice ormai di casa, elegantissima indossa un lungo abito nero a balze. Ma cosa le è successo ai capelli? La showgirl, che sin dall'inizio aveva indossato una parrucca corta, ha mostrato finalmente i suoi capelli naturali, lunghi e biondi. Come l'inizio di ogni puntata viene fatto un riepilogo degli episodi precedenti. Questa settimana ci sarà un rincaro della dose, infatti, giovedì 22 novembre si replica. La Blasi, inoltre, conferma che il 10 dicembre ci sarà l'ultima puntata a concludere questa edizione del Grande Fratello VIP. I fatti principali della puntata. Tornano a far parlare di sé le Donatella, le sorelle Giulia e Silvia Provedi. Infatti, uno dei momenti salienti della puntata è stato l'allontanamento di Silvia dalla casa, alla quale vengono mostrati degli articoli inerenti a un presunto tradimento della sorella da parte del fidanzato, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. Una volta tornata nella casa Silvia informa la sorella Giulia di quanto accaduto, che scoppia immediatamente in lacrime. Signorini interviene dicendo che bisogna prendere i rumors per quello che sono. L'eliminato della puntata è Ivan Cattaneo che per un pelo ha perso contro Lori Del Santo. I due in nomination, infatti, hanno ricevuto quasi la stessa percentuale di voti, 50,3 della Del Santo contro il 49,7 di Cattaneo. Ivan commosso raggiunge lo studio e viene accolto calorosamente da Ilary, che lo consola. Nel frattempo. Intervengono ad intrattenere il pubblico al GF Show, gli ospiti ricchi e poveri. Si passa al momento clou della serata, l'eliminazione? No, la nomination del, la primo, a finalista. Le Donatella vengono separate, da questa puntata in poi gareggeranno ognuna per sé. I concorrenti devono decidere chi finirà al televoto ma non sanno che tra i cinque candidati ci sarà un possibile vincitore e non un eliminato. Tra lo sbigottimento generale la prima finalista è Silvia Provedi. La vera protagonista della serata è Ilary Blasi. Ciò che ha impresso nella mente del pubblico questa serata, però, è la naturalezza di Ilary Blasi. Infatti, a fine serata il co-conduttore Alfonso Signorini le alza la gonna mostrando a tutti le infradito. La Blasi ha ammesso di averle cambiate da poco, dopo una lunga serata con i tacchi. Proprio per questo motivo è da sempre acclamata dal pubblico, per mostrare se stessa con umiltà, senza vergogna. Anche lei in fondo è una donna come tante.